con la Next Generation Europe possiamo affrontare una programmazione che parli di green economy, di blue economy, di lotta alle diseguaglianze, di digitalizzazione. Per costruire un'Europa più resiliente e più umana, bisogna rivedere l'intero sistema economico e sociale. The way that we define our policies now is going to shape very quickly and very determinedly and very firmly our future. Bisogna quindi cambiare paradigma, fare delle scelte non solo in base al ritorno economico, ma anche in base alla felicità che queste scelte producono nei nostri cittadini e nelle nostre cittadine. Presto arriverà il Recovery Fund, che permetterà anche ai territori di finanziare progetti innovativi. Il ruolo delle amministrazioni locali, il ruolo dei sindaci è estremamente importante. Oltre il 90% dei cittadini è sensibile al tema del cambiamento climatico, chiede che ci sia un'azione forte in questo senso. La produzione totale di energie rinnovabili nel 2035, la neutralità climatica entro il 2050 sono punti che accomunano tutti. Cosa ci dice il Green New Deal? Ci dice di proteggere vite umane, animali, piante, riducendo l'inquinamento. Questo è uno degli obiettivi, aiutare le imprese a diventare leader mondiali in campo delle tecnologie e dei prodotti puliti. E il terzo obiettivo è contribuire a una transizione giusta ed inclusiva, quindi il tema dell'equità. E la società senza scarto su cui ci dobbiamo impegnare sempre di più, perché se parliamo di lotta alle diseguaglianze, parliamo di quello. La lotta alle disuguaglianze diventa una priorità assoluta, a partire dalle aree urbane. Questa crisi ci ha fatto riflettere su quelle che erano in realtà delle problematiche precedenti. Allora noi non possiamo perdere un'occasione e ripensare a dei nuovi modelli di città più vicine ai cittadini. Spesso il divario che dobbiamo colmare nei confronti delle persone è un divario anche di attenzione della politica alle esigenze delle giovani generazioni e anche alle esigenze dei territori più piccoli, più marginali. Ricordiamo che le aree interne rappresentano circa il 60% della superficie e soprattutto il 22% della popolazione. Questo comporta una riflessione quasi su un modello di urbanizzazione decentrata. Spesso l'apertura di un asilo nido, di una casa di cura in un piccolo comune laddove il lavoro di cura non è equamente ripartito, può essere uno strumento importante di libertà di tempo nella vita delle donne e quindi di affermazione di una maggiore parità sociale e all'interno del nucleo familiare.